Un giorno mi sono reso conto che lo strumento che usavo maggiormente era in realtà quello che meno conoscevo. Il computer. Il computer non è soltanto un oggetto. Il computer è fatto di parole. Sono parole e documenti, le nostre email, ma soprattutto il software, i programmi, quelli che usiamo tutti i giorni. Il computer in pratica funziona grazie alle parole. A quel punto mi sono chiesto, quali sono queste parole, come funzionano e come si scrivono? Era tempo di rimediare, si è sempre in tempo per rimediare. Con impegno, ma anche con grande divertimento, ho imparato a scrivere i miei primi programmi. E ho scoperto che programmare non è difficile, anzi, soprattutto oggi programmare è davvero alla portata di tutti. Una grande fonte di informazioni è la rete, come sempre. Grazie alla rete ho scoperto tanti libri interessanti e moltissimi strumenti liberi per lo sviluppo. In rete, inoltre, posso condividere dubbi, consigli e pareri con una comunità di utenti appassionati come me. Così ho cominciato a raccogliere i miei progressi in un diario, con i miei appunti, esercizi e riflessioni. Il diario, poco a poco, è cresciuto sempre più ed ora è quasi un libro vero e proprio. Lo voglio pubblicare perché credo sia utile condividerlo con chi, come me qualche anno fa, voglia muovere i primi passi nel mondo della programmazione. Con i giusti strumenti scrivere codice non è un ostacolo, ma una risorsa alla portata di tutti. È un progetto al quale sto lavorando da tempo e a cui tengo molto. So che con il vostro contributo il risultato sarà sicuramente migliore. Se vi piace il progetto, supportatelo. Basta una piccola donazione. Condividete il video e il link a questa pagina. Scrivetemi i vostri suggerimenti e le vostre opinioni al riguardo. Grazie a tutti e a presto!